e ridurre le emissioni inquinanti. Ci racconta tutto Francesco Rosina. I quartieri come laboratori della città del futuro. L'Enea comincia da Centocelle, è diventato un terreno fertile per proporre un modello di città sostenibile da un punto di vista economico e ambientale. È la Smart City, la città intelligente che punta sulla tecnologia ma anche sulle persone, che si trasformano nei principali motori del progresso. E a Centocelle i risultati sono già arrivati, con i cittadini chiamati attivamente a prendersi cura del proprio territorio, prendendo parte a quella che viene chiamata co-governance. Oggi alcuni cittadini di Centocelle, Torre Spaccata e Alessandrino possono usufruire di questi spazi pubblici riqualificati. Ci sono delle aree adibite a giochi per bambini, delle aree adibite a verde con degli orti urbani. Il sentiero è già tracciato tra le soluzioni già disponibili, ad esempio i lampioni intelligenti, dotati di sensori per poter regolare automaticamente l'intensità dell'illuminazione pubblica a LED in base al flusso di traffico. Un risparmio dell'80% sia riqualificando l'illuminazione pubblica dalla vecchia tecnologia a tecnologia a LED e attuando una regolazione adattiva dell'illuminazione. Non solo lampioni intelligenti, i droni entrano a pieno titolo nella progettazione delle città del futuro, permettendo ad esempio di effettuare il monitoraggio energetico e l'analisi della qualità dell'aria. Non solo, si possono stimare ad esempio anche la quantità di dispersione di calore e la concentrazione degli inquinanti. L'adozione di questi nuovi sistemi avrebbe vantaggi enormi per le città e non solo in termini economici.